Buonasera. Buonasera a te, come andiamo? Io sto bene, tu come stai? Bene, bene, dai, appena tornato all'allenamento. Tutto bene allenamento? Sì, sì, tranquillo. Giocando due volte a settimana è abbastanza tranquillo, dai. Sei a casa? Sì, sì. Quindi mi puoi far vedere casa tua o sei un po' disordinato? No, 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 no. Assolutamente. Vale. Fantastico. È un mobile con i French Bulldog? È un, cos'è, un quadro? French Bulldog? Bellissimo. È un quadro. Bellissimo. Hai un bulldog francese tu? Sì, 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 sì. Ma che si chiama Bomber. E ho visto che si chiama Bomber. Il tuo è un po' uno stile di vita, essere un Bomber. No, ma è lui e se l'è scelto da solo. Ah, sì? Ma non vive con te? Sì, sta con me ogni tanto, spesso dai miei, adesso essendo spesso in giro, non è semplice. Ma anch'io qua ho un ospite. Margot, vieni qui. La cagnolina di Guido. Te la faccio vedere, guarda. Ok. Eccola qua. Vedi? Ah, è simpaticissima. Sì, è bellissima. Ecco, appunto, momento limone. Che razza è? È un bassotto. Ah, bassotto, ok. Ma tu sei molto attivo anche sui social, in particolare su Instagram, hai più di 60.000 follower. Sì, beh, cioè, ci provo, dai. Sei un po' un influencer giocatore. No, no, non mi piace quella cosa di influencer. Meno male. Lo è chiunque, una ragazzina mette una foto al supermercato diventa influencer. Siamo tutti un po' influencer. Sì, sì, non mi piace, non mi piace. No, è un modo per stare in contatto con la gente, per farmi conoscere, e così la prendo su ridere, su scherzare, e faccio così, dai. Ma ho visto che sei molto attento anche al look. Adesso hai il cappellino, ma volevo sapere come sta il tuo bulbo imperiale. È il mio bulbo male adesso. Vengo dall'allenamento direttamente, quindi il mio bulbo sta male. Normalmente i giocatori americani utilizzano degli hashtag con degli acronimi, no? Tipo TBT, LOL e altre cose che magari comprendono delle parolacce, quindi non sto a specificare, okay. Ma io so che voi della nazionale ve ne siete inventati uno vostro, FSSUB. Sì, più che con la nazionale. Chi è stato inventato? Io con il mio gruppo di amici. Tu sei stato? Sei... No, vabbè, adesso non voglio prendere i meriti, però è stato più una cosa con il mio gruppo di amici e tra l'altro ce lo siamo anche tatuati. Hashtag è una cosa simpatica. Ecco, cosa significa per chi non lo sapesse? Eccolo, proprio un'ignorantata pazzesca, incredibile. In 8-9 ce lo siamo tatuati. Chi sono questi altri geni del male? Miei. Sono amici miei di livello. Ovviamente, categoria A, categoria. E diciamo a chi non lo sa che cosa significa. FSSUB vuol dire fotte sega sono bomber. Ecco, te l'ho detto, bomber, uno stile di vita. Questa videochiamata, io ero curiosa di vedere live la tua dog's face. Hai addirittura un album su Instagram con le tue storie, con questa faccia che però lascerai fare prima a te che a me, che penso che ti venga meglio. Come è la faccia, dog's face? La faccia non è la più brutta che puoi fare, però è una faccia tipo mezzo sorpreso, tipo quella con che nelle emoticon viene rappresentata con i due occhi. Ah sì, quegli occhi che usiamo tutti quando c'è qualcosa sì, tipo stralunato. Sì, se mi fa così. Ah, ok. Senti, se accetti la mia sfida. Okay. Tu fai lo screenshot. Okay. Ok. Poi lo devi pubblicare con il tuo hashtag e poi anche LBA on A. Sei pronto? Ok. Vabbè, però non ridere. Già mi viene da ridere. Ok, dai. 3, 2, 1. Vai. Io l'ho salvata. Okay, ok, vabbè, ci conto, me l'hai promesso. Ma adesso come si sviluppa la tua serata? Sei tornato a casa, so che sei un bravissimo cuoco. Mi dicono che lo so che non sei capace. Zero proprio. No, adesso sono appena arrivato a casa e niente, adesso ho ancora presto per cenare. Quindi mi rilasso un po' qua a casa e poi ordino qualcosa o... Adesso sono qua da solo, quindi o ando fuori a mangiare una cosa, tu mangi sempre le stesse cose, quindi non è difficile, cioè i miei ristoranti che mi conosco, io li conosco,
se ho qualcosa di particolare da dare me lo fanno, ma poi mangio quelle semplici, quindi non è un problema. Questa storia anche dei cagnacci che leggo, e chi sono i cagnacci? E quella è nata con la nazionale, nelle lunghe, nei lunghi raduni estivi, un mese e mezzo, due, e per prenderci un po' in giro è nata questa cosa dei cani, poi è diventata cagnacci, e ci si chiamava cane, allora è nata, e poi anche col fatto dei social si è ampliata e anche la gente che ci seguiva vedeva questa cosa, è iniziato a chiamarci così. Quindi il tuo cane è proprio il numero uno, cane bomber, no. Hai racchiuso un concetto, fantastico. Ha vinto quella di Petra. Gli ho detto, guarda, la prossima vittima sarà Pietro Aradori, e mi ha detto, guarda, tranquilla perché ti divertirai anche con lui. Farò una classifica del più simpatico. Alla poi io e Peppe siamo molto amici, quindi sei partita dai due giusti. Grazie Pietro per questa chiacchierata. Grazie a te la chiamata e bocca al lupo per tutto. Ciao, un bacio. Ciao a voi, ciao a te.